E siamo qui proprio nella confusione degli spogliatoi, ringraziamo Mister Scerbo del Pianopoli. Complimenti, una sconfitta, ma una sconfitta a testa alta con una squadra mi è sembrata molto giovane. Sì, molto, molto giovane. Diciamo che siamo in una posizione di classifica relativamente tranquilla. Ora il campionato si ferma 2 o 3 settimane, diciamo che essendo fuori dai play-out e dai play-off un po' gli stimoli vengono a mancare nel preparare una partita importante come poteva essere quella di oggi. Certo è che però lo spirito è quello che bisogna onorare il campionato. Ci fa piacere che siamo venuti qui a Montepaone e sapevamo di trovare una squadra che secondo me è la squadra che esprime il miglior calcio del nostro girone, una squadra comunque tranquilla, ed è importante sottolinearlo perché di questi periodi, quando mancano 5-6 partite, si va in diversi campi ad essere minacciati prima ancora di arrivare. Invece ci siamo fatti la nostra partita con le nostre problematiche, ci mancavano 4-5 ragazzi che di solito giocano titolari, però ce la siamo giocata. Poi alla lunga è uscito il Montepaone, ha fatto il primo gol su punizione, un giocatore del Montepaone, cioè un gol da applausi, e poi abbiamo cercato, però sinceramente loro ne avevano di più sia a livello atletico sia a livello di stimoli, quindi meritata, strameritata la loro vittoria. E poi voi insieme a San Calogero siete gli unici che fino ad oggi hanno battuto il Montepaone. Volevamo chiedere notizie di Lucia, che abbiamo apprezzato come centrale difensivo ma è uscito per infortunio. Sì, lui è un terzino, è stato adeguato per le tante mancanze, però il bello è che quando in partite del genere trovi i tuoi ragazzi che comunque sono pronti a dare a tutto per onorare la partita e quello che è il match, ti fa piacere. Non ci siamo risparmiati, Lucia è quello che comunque ne ha pagato le conseguenze, perché comunque è una botta sul muscolo e quindi è normale che faccia male, però 3-4 giorni sarà a disposizione. Dicevamo che la pioggia ci ha portato lontano dai cartelloni pubblicitari, ma Mister Pisano ci concede lo stesso l'intervista. Un bel Montepaone, 3 punti importanti, ma soprattutto la grinta di chi è entrato. Anche negli ultimi minuti cercavano il gol, perché vogliono dire: Mister Pisano, ci siamo anche noi. Sì, ed è giusto che sia così. È giusto che chi entra dia anche di più di quello che hanno dato fino a quel momento chi stava in campo dall'inizio. Comunque sono contento di tutti, una prestazione direi di livello. Come stavamo cercando, perché comunque non è facile rimanere sempre sul pezzo, attenti, concentrati. Questi ragazzi lo stanno facendo da tanto tempo e quindi credo che sia importante continuare in questo modo, anche se non è semplice perché fisiologicamente è complicato, però vedo che c'è un'attenzione, un'applicazione massima, e questo non può che farmi ben sperare. Di solito ci si concentra partita dopo partita, ma è innegabile che guardando il calendario la strada del Montepaone passa attraverso dei derby. Però ora pensiamo prima al Bivongia e poi allo Stignano, o pensiamo anche ai derby? No, non c'è proprio spazio per pensare a nient'altro se non alla prossima partita. La prossima partita che è complicatissima, dobbiamo andare in un campo difficile contro una squadra che gioca bene a calcio, quindi noi vogliamo assolutamente andare a fare la nostra gara a Bivongi, pensiamo da questo momento solo là, come fino ad oggi abbiamo pensato solo al Pianopoli, perché era giusto che fosse così, anche perché noi l'ultima partita l'avevamo persa contro di loro, che è una signora squadra, giocano molto bene, e faccio i complimenti al Pianopoli e al mister, perché anche oggi hanno dimostrato di essere una squadra che merita la posizione in classifica, anche se ne ha promossa. Un'ultimissima battuta: ora Cannistrà dovrà pagare la rete che ha bucato con la sua punizione, o pagherà la società? Magari, se chiede la rete, vuole pagare una pizza, sarebbe meglio, così festeggiamo tutti, perché comunque non ce l'aspettavamo con la bordata che ha lanciato, quindi gli faccio i complimenti, come però vanno fatti a tutti, perché sinceramente ho visto un secondo tempo soprattutto che mi ha soddisfatto, perché ho visto un gioco corale. Il primo tempo forse siamo stati un po' bassi come intensità, invece il secondo tempo sono veramente, veramente contento di tutti.